apre i battenti la 65esima edizione del Salone dell'Auto di Francoforte. Noi partiamo subito con le supercar. Ferrari presenta la 458 speciale, Lamborghini risponde con la Gallardo squadra corse e poi i riflettori sono puntati su di lei, la Porsche 918 Spyder. Un gioiello tecnologico da quasi 800.000 euro che rappresenta la massima espressione delle competenze tecniche di Porsche. La nuova supercar ibrida tedesca 918 Spyder ha 887 cavalli ed è capace di accelerare da 0 a 100 in 2 secondi e 8, praticamente un missile, ma con un consumo di soli 3 litri per 100 km. Speciale, così Ferrari ha chiamato la variante più performante della 458 Italia Coupé, che si inserisce nell'ormai tradizionale linea di discendenza delle V8 in versione estrema. Nasce con in tasca un primato, quello della vettura con motore V8 aspirato più potente al mondo, 605 cavalli che possono spingerla fino a 100 km orari, da fermo in 3 secondi netti. Proposta analoga da Lamborghini che presenta la Gallardo LP574 squadra corse, una nuova reinterpretazione della Gallardo che deriva direttamente dalla vettura da gara impegnata nella serie monomarca Super Trofeo Lamborghini e trasferisce su una vettura stradale l'esperienza del reparto corse di Sant'Agata Bolognese. Maserati propone invece l'elegante 4 porte Ermenegildo Zegna, concept che anticipa l'edizione a tiratura limitata della 4 porte di sesta generazione, che arriverà nel 2014 e nascerà dalla collaborazione tra la Casa del Tridente e la rinomata casa di moda che ha firmato gli eleganti interni della nuova berlina modenese.